ti racconto un momento che cos'è l'Africa Mediterraneo e poi volevo passare un po' in rassegna il dossier, i contenuti del dossier e per poi passare la parola invece agli esperti per gli approfondimenti. Allora, Africa Mediterraneo è una rivista trimestrale che è stata fondata nel 1992 da una ONG, che era MISCOS, l'ONG della CISL, che poi dopo pochi anni l'ha abbandonata per problemi finanziari e noi a Bologna abbiamo costituito una cooperativa che l'ha rilevata e ha ricominciato la pubblicazione. E da un certo punto in poi la rivista, che prima si occupava soprattutto di storia contemporanea, di cooperazione, di problemi politici dell'Africa contemporanea, appunto, ha cominciato ad occuparsi di più di cultura africana, in senso antropologico, ma anche dal punto di vista delle espressioni artistiche dell'Africa. Abbiamo visto che c'era un po' questo vuoto in Italia, che ad esempio in Francia era colmato dalla rivista Revue Noir, che era stata la prima a portare gli artisti contemporanei africani, i fotografi, gli scultori su una rivista lussuosa in carta patinata, per cui questi artisti venivano trattati, come deve essere trattato un artista che produce immagini che devono essere diffuse in maniera degna e adeguata. E noi abbiamo cercato di fare un po' la stessa cosa, quindi una rivista che portasse informazione su quanto nell'Africa contemporanea stava accadendo dal punto di vista della creatività. Ma non solo, tutto questo veniva visto anche dal punto di vista nostro, quindi dal punto di vista delle modifiche che potevano avvenire in Europa e in Italia dall'incrocio e dal contatto tra queste produzioni culturali. Ad esempio abbiamo fatto il primo dossier che si è apparso in Italia sull'arte africana contemporanea, grazie anche a Mariangela Schrock che è qui, che è la curatrice della Galleria Sala 1, che si trova alla Scala Santa, che vi consiglio di andare a visitare. È stata la prima a fare le mostre qualificate di artisti africani in Italia, quindi non le mostre delle ONG, dei missionari e della beneficenza, ma le mostre in cui un autore veniva trattato per la sua poetica, per le sue tematiche, per il suo stile. Ecco, poi abbiamo fatto noi il fumetto africano, il cinema, la letteratura, il teatro, ma anche molti dossier di sociologia e antropologia, ad esempio un dossier sulla città africana, un dossier sulla povertà, a cui ha partecipato Serge Latouche, gli antropologi francesi che studiavano ad esempio il tema della corruzione, la povertà vista come non solo assenza di denaro e assenza di cibo, ma come non libertà di esprimere pienamente le proprie capacità. È il concetto di Amartya Sen, che noi appunto in questo dossier che abbiamo pubblicato nel 2001, questo concetto stava cominciando allora a diffondersi e ne abbiamo fatto un dossier che, come un po' tutti i nostri dossier, era multidisciplinare, perché Africa Mediterraneo non è una rivista universitaria, quindi appartenente al dipartimento universitario, ma una rivista molto libera che attinge un po' da tutto il mondo. Adesso abbiamo anche molti contributi di accademici africani che ci scrivono. Grazie a internet questo ha modificato molto il nostro modo di lavorare, per cui arrivano proposte, contributi di autori che dall'Africa ovviamente vedono in noi la possibilità di pubblicare e di avanzare anche nella loro carriera. Quindi questa grande Federice abbiamo messo insieme un settore di servizi per i migranti che va dalle consulenze per gli operatori dei comuni che si trovano ad avere davanti un nuovo pubblico, il loro pubblico è completamente cambiato e quindi hanno bisogno di consulenze, di aiuto, di formazione. Altra cosa che facciamo sono sportelli di informazione per i migranti e servizi di consulenza anche per il tema delle badanti e delle donne migranti, quindi per cercare di creare collegamenti per queste persone che sono per noi un punto nodale dell'integrazione. Ecco, da questo settore sociale è emerso il tema della salute dei migranti, grazie anche al fatto che Fabio e Silvia conoscevano da tempo il professor Morrone,
e insomma hanno portato questa idea di fare questo dossier sulla salute dei migranti. E così la redazione di Africa Mediterraneo si è messa in moto con i suoi contatti, ma anche con i contatti di Morrone, i contatti di Fabio e Silvia, e come sempre ne è venuto fuori un dossier appunto che è multidisciplinare, cioè non è un dossier scritto solo da professori di medicina, ma da sociologi, antropologi, etnopsichiatri e anche operatori che lavorano nei servizi per la salute dei migranti. Quindi io adesso ve lo passo in rassegna, citando solo qualche articolo, perché alla fine ne abbiamo raccolti davvero tanti, e ci sono anche, se vedete nel sommario, alcune che sono segnate come esperienze, che sono brevi schede di servizi che sono stati messi in campo per la salute dei migranti. Allora, abbiamo questa introduzione di Aldo Morrone, che poi vorrei che riprendesse la parola perché è poi, diciamo, la massima autorità in Italia su questo tema, che comunque è molto... lui ha proprio ripreso tutti gli articoli che man mano arrivavano e ne ha fatto un commento, dando però il suo punto di vista, che è molto forte e che comincia con un pezzo che vorrei leggere perché mi sembra che davvero in questo periodo in Italia lui abbia interpretato questa sensazione molto negativa che vediamo in Italia, e che quando è uscito il dossier, che in realtà è uscito a dicembre ed c'era questo decreto sicurezza di cui oggi si vota la fiducia, era venuta molto fuori, poi c'è stato un po', per un po' non se ne è parlato, e proprio adesso ritorniamo a parlare del decreto sicurezza, quindi del reato di clandestinità, e quindi è tornato tutto molto molto di attualità. E dice Morrone: uno dei paradossi più complessi attualmente correlati al fenomeno migratorio è la sua costante percezione come problema di sicurezza sociale, come paura dell'altro, del diverso, la terribile sensazione che possano essere veicolate malattie infettive emergenti e riemergenti, apparentemente scomparse dai nostri territori. L'inquietudine legata alla presenza di qualcuno che non conosciamo, che non sappiamo bene cosa voglia fare sul nostro territorio, rimane una costante del nostro immaginario collettivo. Ecco, quindi questa idea della paura che viene costantemente alimentata, c'è un comico che dice che abbiamo il ministero della paura,